Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi un video fantastico, dopo la sigla scopriremo di cosa parlo. Bentornati, un grazie a tutte quelle nuove persone che mi stanno seguendo. Se vi piace il video mettetemi un like e iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Oggi andiamo a parlare delle piante entry level, delle piante con cui tutti hanno incominciato, io stesso. La famiglia delle piante epifite, quindi Anubias, Microsorum, Bucce Palandre, Bolbitis, oltre che i muschi, ma lasciamo stare. Piante che si attaccano a legno e rocce, si attaccano con della colla, quindi trovate un video che questo sulla colla da utilizzare, comunque vi dico la Flourish Glue, usatela, appare un link qui sopra sul video. Ma andiamo a vederle. Allora, tutte queste piante epifite sono fantastiche, non hanno necessità di quantità di fertilizzante enorme, non hanno una necessità di luce enorme, non vogliono anidride carbonica, quindi l'entry level per eccellenza. Andiamo a vederle insieme. Allora, Anubias Barteri, chi non ha iniziato con Anubias Barteri? Tutti. Ma non è l'unica Anubias che potete utilizzare. Andiamo a vedere insieme. Barteri, foglia tonda, abbastanza grande. Dopo c'è similissima, che tante volte mi chiedete, ma cosa differenza? Praticamente la nervatura, la cala di foglia. Dopo, a livello di grandezza, sempre su piante belle grandi, la Cogensis, quindi da mettere logicamente sulla parte a retro. La, vediamo se questa è la Gracilis, no, la Gracilis ha la foglia a cuore ma non la vedo, ovviamente oggi non ce l'ho, ma c'è il sito. Eterofilla, quindi la foglia è più fusolata e va dritta verso l'alto. Dopo abbiamo tutte quelle piccole, quindi abbiamo la Paxing che si allunga in orizzontale, non va verso l'alto. Di fianco qua la sua sorella Anubias Barteri Nana, foglia piccola. Ah, non ve l'ho detto, ma tutte queste piante qua fioriscono, fanno una calla bianca fantastica. Se ne trovo una fiorita, nel mentre ve la faccio vedere. Dopo, colore leggermente diverso, Anubias Golden, verde chiaro. Non ce l'ho qua, ma ce l'ho in vasca, l'Anubias Pinto, che è bianca striata di verde. L'Anubias Coin, nome coin, gettone, foglia tonda. Anubias Barteri Petit, piccola. Anubias Pangolino, ancora più piccola. Poi abbiamo l'Anubias Mini, l'Anubias Mini Mini, poi abbiamo l'Anubias Glabra in cap, l'Anubias Zoo White, fermi là, che ve la faccio vedere perché è una vera chicca, bianca. Dopo passiamo le Anubias, le abbiamo finite qua, i negozi online ne trovate molte altre che si possono ordinare. Io ogni sabato faccio l'ordine per la consegna di sistema dopo di due fornitori, a volte anche tre, quindi ne avete piante da guardare e scegliere. Passiamo all'altra famiglia delle Microsorum, quindi piante, le felci, famose felci, felce di Java. Una pianta bella, verde, facile da incollare in quella su legno e rocce. Andiamo a vederla, la classica Microsorum Pteropus, eccola qua. Facilissima, rizoma da incollare, felce con bel cespuglio. La sorella Microsorum Narrow, guardate che pianta, foglie lunghissime, belle, 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 fini. Poi c'è il Microsorum Latifoglia, sempre una felce, foglia più grossa, facilissimo anche questo, non tutte le cose sono tutte uguali in difficoltà. Bisogna guidarlo con tutte queste puntine piccole, bella, bella, bella. Dopo abbiamo la Petit, che ha la foglia più piccolina. Dopo abbiamo, vediamo se c'è qua, no, eccola qua, Microsorum, la Trident, che è tutta filiforme, fantastica è questa. Passiamo invece alla famiglia delle Bolbitis, vediamo se ce l'ho qua. Bolbitis, no, non ce l'ho, comunque si chiama Bolbitis Eudelotti, la trovate sul sito e-commerce, facilissima anche quella, molto simile al Microsorum Trident. E dopo passiamo tutto quanto alle la famiglia delle Bucce Palandre. Quindi qua vedete la Wavy Green,
cioè sia in vasetto sia in cup. Fermi lì che vi faccio vedere. Ve ne prendo alcune, per esempio la cup. Perché la cup? Perché la cup è senza alghe, sicuramente senza alghe, non che queste ce ne abbiano, però sono senza alghe perché sono fatte in laboratorio, senza lumache. Comunque abbiamo Batankawa, Brownie Ghost, Blue Green, Deep Purple, tutte varietà diverse che trovate sotto gel, cioè lo sciacquo e si può incollare ovunque, anche queste piante con bassissime esigenze di luce e di fertilizzazione. La panoramica è finita, volevo fare un piccolo spiegazione su perché tenerle in emerso. L'emerso perché la pianta così viene allevata nelle grandi farm, viene allevata in emerso. Metterla sotto acqua all'interno dei negozi vuol dire provocare stress alla pianta, o è un adattamento, un primo adattamento, dopo se ne farà un secondo in vasca vuota, quindi doppio stress alla pianta. Se riusciamo ad evitarlo, meglio. Quindi piante emerso hanno un solo stress e va sotto acqua, questa è la qualità. Guardate che capolavoro, non è bello? Bene, spero di essere stato conciso, vi ho detto le informazioni giuste, andate a trovarle le piante al sito. Se volete avviare una chat per la pianta più giusta per voi, fatelo, o se no venite qui in negozio dove tutto lo staff è a vostra disposizione e vi spiegherà le piante più facili e più giuste per il vostro acquario. Ciao!